Vabbè, vabbè, facciamo sempre come dici tu, sempre come dici tu. Piuttosto, che cosa dobbiamo mangiare stasera? Che vuoi che ti cucino? Piatto unico con formaggio? Ah, vai, echino, formaggio. Ma qual è il tuo formaggio preferito? Perché tu domani a fare? Un sciacchino. Allora, Said ci chiama Hillary, vediamo se ne può dare una, come si chiama, da ricetta, ne può dare un consiglio. Com'è a fare con Tia Carombari? Com'è a fare? Se non ci fosse Hillary, dall'altra parte del globo, che non ha un consiglio, fossimo messi. Paparetta! Oh, Hillary! Che so, fa yoga, perdonami, te mi chiami sempre che non so. Che c'è? Tutto bene? Tutto a posto. Grazie. Senti, mille. Ti volevo chiedere un consiglio. Che mangiate stasera? Cosa mangiate voi? Va? Ma vieni in piazza e pia consiglio? Ho capito come sei tu. Comunque non lo so perché non sto a cucinare io a oggi. A cucinare sogno troppo forte. Ah. Totti. Dice oggi cucina Totti. Ormai i fornelli sul campo suo arriva, terza fila, quarta fila, fa tutti i gol. Niente, è la sua tattica quella. Ma che stai a cucinare? Lo sapevo. Finiva cibo del sogno con culinaria. Ah. Culinaria. Dice, ha fatto un corso di culinaria per essere il primo dei file, delle cose. Ho capito, il corso di cucina. Maronna, Daliolo, come sta palleggiando. Coccige palleggia, magari. Coccige, a Parigi, sì. Come hai segnato di coccige, che non è fortuna. Senti, paparello, ma che cucini tu, cucini? Sì, un numero uno, vero, a cucinare. Frate, come hai ita da licchi? Ah? Chicchi. Dice, se il vino non lo bevi, l'uva, mangiatela a chicchi. È detto romanesco qua, ho quello capito. Te voleva di lui. Ma perché, che fai, vivi tu? Sogna stemmi. Senti, ho capito però, non è che qua potevo fare delle tre candela, parli con mio marito, dobbiamo parlare di lavoro, bello di casa, Giulio Cesare, come ti chiami? Hai ragione, diamo a Cesare quel che è di Arturo. Senti una cosa, paparello, mi fai vedere come ti tenendo la testa la palla? Ma Niente, non ci siamo. Bello, mi ascolti o stiamo ma a fare sono giochetti? Ma se non pare, io vengo il 30 febbraio, ti va bene come data? Quando? È il 30 febbraio. Di che ammatti? Di domenica, secondo i miei calcoli. Non può essere, se capita di domenica. La rumenica non me la dovete toccare, che mai ripussare. Facciamo il 31, che è lunedì. Vabbè, iniziamo bene la settimana. Va bene, ci sentiamo, ci vediamo il 31 febbraio. Vi voglio bene. Grazie, chiudete il collegamento, ciao. Arrivederci. Uccenda, uccenduno. Ma io giusto uccidissi. 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno e febbraio ne ha 31, giusto. Buongiorno, mi scusi se sono qua, mia moglie ha insistito, vieni a fare il colloquio di lavoro, ti devi trovare un lavoro, non è possibile, tutto il giorno a casa devi trovarti un lavoro e mi ha fatto venire qua per il colloquio di lavoro, ma io dico picchi devo lavorare io, già lavora lei, una bassa idea che travaglia e portare soldi pure io, dobbiamo sentire. Io non ho lavorato mai, forse quando ero piccolo, mi ricordo una volta a 12 anni ho lavorato per un bar che apriva alle 6:30, ora un picciutto di 12 anni si può alzare mai alle 6, pigliare a travagliare, a chi non ci sediava. Ogni tanto mi dicevano porta questi cornetti al tavolo, su 3 cornetti 2 mi mangiava io, a secondo ordine io mi appanzavo, mi saziavo e mi addormiscia. Comunque vabbè, a me non è che serve, come se avessi accettato. Benvenuto, si descriva con due parole. Due parole? Mi si dia. Qualcosa in più? Quanto mi si dia? Una definizione completa. Minchia quanto mi si dia, più completa di così. Mi si dia. Ciao Daniela! Visti su Robby? Mi ha venciato. Ah, Robby, i soldi. Ma come non si sedia a travagliare? Mi, a chi te c'è il telefono? Speriamo che chiudi. Che c'è ancora? Sì, finalmente! Mi stavo venuto a scanno l'unghia di mano aspettando a lei però, eh? Sì. Io sono Stefani, la cugina di Jonathan. Sì. Mi pare che già ciurissi che ha fatto la parrucchiera, sì. Certificato nazionale estetista, l'unghia, ciglia, sopracciglia. Sì, sì. Aspettassi un attimo. Docenzu, dice la fundana!
mi stai facendo un salotto nuovo perché c'è un macello, i divani che puttano sette sigaretta, i muri imbracchiolati, insomma, e in tutto ciò mi serve Jonathan. Sì. Perché mi deve consegnare un po' bagno. Sì. C'è un macello, magari in do bagno, va bene? E nell'ordine ma dire, se viene un matrimonio, se mi battio, picciriddu, se viene a baby shower, se viene all'immacolata concezione del nubilato, insomma, me lo può passare o no? Attendo in attesa. Attendo, caso mio. Alison, vuoi scendere da ruspa? È una picciridda, mi scusi, no, non fa che io. A poi dopo, Alison, dopo, che la sentiamo. Trucco a posto? No, parrucco meglio di no. No, parrucco no, perché... No, tal nagir, talle va. No, perché voi dovete sapere che io soffro di un trauma causato dal parrucchiere dove mi portava mia madre. Ogni volta uscivo da lì con un caschetto orrendo. No, però devo dire che ora vado dallo psicanalista, quindi sinceramente mi sto riprendendo. Questa settimana ho le ultime 20 sedute e sono, penso di essere libera da questo peso. Ultimamente ho fatto passi da gigante, mi sono convinta anche ad andare dal parrucchiere la scorsa settimana, ma per la scelta di questo mi sono affidata alla mia amica Marika. Lei i parrucchieri li conosce tutti. Lei cambia taglio e colore di capelli ogni mese. Ma che dico ogni mese? Ogni settimana. Figuratevi che una volta eravamo ad un concerto, io mi sono allontanata un attimo per prendere la Coca-Cola e niente, alla fine non l'ho trovata più, perché mi squidavo che colore aveva i capelli. Cioè, mi sono andata in giro cercando... Marika, sei tu? No, io non sono... Tu sei Marika? No, ma... Insomma, io a Marika non l'ho trovata, ma in cambio mi sono fatta 10 amiche nuove. Lei mi ha consigliato quello che considera il più in voga. Mi ha detto: Dalila, ti porto da uno che fa le mesh, il degradé, lo chatouche e l'extension. Io ci sei, ma uno che fa un shampoo, cioè extension, degradé, chatouche, one nation, wappy suppiation. Mi pare una canzone di Spice Girl. Mi ha detto: Dalila, fidati, lui ha inventiva. Ed è proprio l'inventiva che da cambia mi fa scantare. Perché i parrucchieri di oggi non sanno cos'è l'unità di misura. Tu ci vai per tagliarti 2 centimetri di punte e loro alla prima sforbiciata ti tagliano 2 chilogrammi i capelli. Che poi oggi i parrucchieri non li devi chiamare parrucchieri. Oggi si chiamano hairstylist. Sono quelli che ti guardano e subito al primo sguardo capiscono di cosa hanno bisogno i tuoi capelli. Tesoro, in testa hai un manicomio. Ma veramente io mi messo sul cecchietto. Ma che poi come fanno al primo sguardo a capire di cosa hai bisogno? Allora ti faccio un impacco all'olio di guaraia, un impacco all'olio di jojoba e un impacco all'olio essenziale di Garnier per un totale di 250 euro. Ora lo capivo perché si chiama impacco. Quel giorno non mi feci più i capelli. Ma non perché non arrivò il mio turno, ma perché quando toccò a me, il parrucchiere mi guardò e mi disse: eppure lo sai che staresti bene con un bel caschetto. Ma allora taci, ecchi. Ed è per questo che ho scritto una poesia che voglio dedicare a tutte le ragazze che, come me, soffrono di trauma da caschetto infantile. Atmos. Quando vai dal parrucchiere, da chi andare devi sapere, per non imbatterti in colui che si spaccia del mestiere. Quando vai dal parrucchiere, porta un'amica che ti fa da consigliere e che ti aiuti a non scegliere un ex carnezziere. Quando vai dal parrucchiere, capisci che è quello giusto quando non trovi posto a sedere e l'attesa s'addolcisce di chiacchiere e risate leggere. Quando vai dal parrucchiere, speri in cuor tuo che un miracolo possa accadere e che in mano quelle forbici lui riesca a trattenere. Quando vai dal parrucchiere, l'errore che non devi fare è chiedergli un parere, perché finirai sempre per accettarlo con piacere. Ma dal momento in cui i tuoi capelli vedi cadere, sul tuo viso qualche lacrima si comincia a intravedere. Quando vai dal parrucchiere, il risultato finale mi mette sempre a tacere. Ma passati 2 giorni mi guardo allo specchio e mi vien da piangere. Quando vai dal parrucchiere, non ti distrarre per ore intere, perché una volta arrivata dal cassiere, ti elenca prodotti che in testa non sapevi di avere. Ed è lì,
che comprendi di averla presa nel sedere. Non è che a me mi piace tanto assai, tanto a mia non meno confidenza. Qua capire siamo due sax simbly. Di chi che ci piacciono alle donne. Se tu vieni a dire non collabori con mia, io ti spedisco da Kid. Ah? Ci vuoi dire? Kiddo! Guarda, ti chiamo, ti cipotto. Ora che sia prossima ti fai bello bagno, forse dai estate. Kiddo! A così ti pigli una settimana di ferie, ti pigli una settimana di ferie e si a posto. Ah, dopo. Vieni qui da bacio, tutto in seriale, si mette già a balla. Salve. T'hai visto? Dalla redazione esterna, il vostro Marco Chiddo è alle mie spalle Marte. Sempre dopo. Dato il mancato arrivo della bella stagione, oggi ci troviamo in una nota località balneare del pianeta, meta ambita dai più facoltosi abitanti, nonché temerari, aggiungerei io, per la peculiarità del posto. Ah. Infatti, come potete vedere dal contributo video che è già partito alle mie spalle, si tratta di uno stabilimento posto a circa 20 metri sotto il livello della superficie marziana. Vedete i particolari accessi? Denotano già l'attenzione posta nel donare al fruitore le comodità e le attenzioni anche a chi, per colpe non imputabili alla propria persona, difetta di una completa autosufficienza. Sulla destra invece si evidenziano particolari vasche atte a filtrare impurità varie che comprometterebbero l'igiene garantito dalla struttura. In fondo invece si apre l'ambiente comune dove è possibile trascorrere il tempo in attività ludiche, mentre a sinistra invece si notano le favolose esposizioni idonee ad avvalorare gli ambienti di divulgazione scientifica. Io miro sulla playa dopo, non miro nient'altro. Oltre, purtroppo signori, non ci è stato permesso di addentrarci, ma vi prometteremo che presto riusciremo ad illustrarvi come l'ingegneria adottata abbia permesso tutto ciò. Certo, è vero che faremo al più presto nostra questa tecnologia. A Marte e Chiddo, per ora è tutto, a voi la linea. Tu vieni a fare i ferri da, mi chiedo da, a cosa fai l'utile e dilettevole? C'è un mare, sa nadare tu? Stile libero? Rana? Ho capito, tu sa fare un motto. Ti stai consegnando i giacchi, ti stai consegnando. Chi sta qui? Chi sta qui? E non mi chiamate, non mi sono adeguati. Sbaglia, sembra. Sembra, quasi rimbazzire, quasi rimbazzire. Ecco, una mano. No, di qua, chi se non una mano io, ficcati, ficcati. Ogni volta la fa cassariare, ma la fa cassariare. Ogni volta non vuole, ogni cosa, meglio si fa solo, no? Forza solo, ma poi mi dici che è un po' curanne. Oh, ognuno che so difetti. Vabbè, va. Ne eravamo da sotto. Ciao. Mare, ma parare? Ma non devi dire niente, perché mi stai tenendo. No, io non devi tenere. Tu mi vuoi dire qualche cosa? Io non devi dire niente. Allora, perché mi stai tenendo? Ne eravamo da sotto. Ne eravamo da sotto. No, allora vuol dire che mi vuoi dire qualche cosa. Vuol dire allora che mi stai tenendo. No, io non devi... Ah, ho capito. Ah, ora ho capito. Mare, io scendo. Io scendo con te. Ah, vuoi, no?